27 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II, il Paraguay ha accolto Papa Francesco con grande entusiasmo all'aeroporto di Assunzione e lungo tutto il tragitto che lo ha accompagnato fino al Palazzo del Presidente, Orazio Cartes, per l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico. Nel giardino della residenza, Papa Bergoglio ha detto di sentirsi a casa in quello che è definito il cuore dell'America, una nazione che ha conosciuto le sofferenze della guerra, dello scontro fratricida, della mancanza di libertà e della violazione dei diritti umani e che oggi cerca di costruire una società prospera e in pace. No hay que detenerse en lo conflictivo. Non dobbiamo rimanere nella conflittualità. L'unità è sempre superiore al conflitto. È un esercizio interessante decantare nell'amore per la patria e nell'amore per il popolo ogni prospettiva che nasce dalle convinzioni di una scelta partigiana o ideologica. E questo stesso amore deve essere l'impulso a crescere ogni giorno in più in gestioni trasparenti che lottino vigorosamente contro la corruzione. Sabato mattina, nel segno della tenerezza, il pontefice ha visitato l'ospedale generale pediatrico Niños de Acosta Nu di Asunción prima di celebrare la Santa Messa nel santuario mariano di Caacupé, capitale spirituale del Paraguay. Guardando alla fanciulla che disse sì al sogno di Dio, ogni individuo può sentirsi a casa pur tra tormenti e afflizioni e può avere la certezza che il Signore non delude. Elevando la Chiesa alla dignità di Basilica Minore, Papa Francesco ha poi reso omaggio alla donna paraguayana, la più gloriosa d'America. Con gran coraggio e abnegazione avete saputo rialzare un paese distrutto, sprofondato, sommerso da una guerra iniqua. Voi avete la memoria, avete il patrimonio genetico di quelle che hanno ricostruito la vita, la fede, la dignità del vostro popolo, insieme a Maria. I cosiddetti costruttori della pace, docenti, artisti, industriali, agricoltori, indigeni, hanno animato l'incontro con Papa Francesco nel palazzetto dello sport Léon Condou. Canti e testimonianze hanno introdotto il discorso del pontefice, che ha chiarito che un popolo che non mantiene vive le sue preoccupazioni, un popolo che vive l'inerzia dell'accettazione passiva, è un popolo morto. La giornata si è conclusa nella cattedrale con i vespri celebrati insieme con sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e movimenti cattolici. Chi è chiamato da Dio non si vanta, non va in cerca di riconoscimenti né di applausi effimeri. Non sente di essere salito di categoria e non tratta gli altri come se fosse su un piedestallo. Un mare di sorrisi delicati e occhi pieni di stupore ha accolto domenica mattina Papa Francesco al Bagnado Norte, una delle zone più povere di Assunzion. Non potevo non essere qui tra voi, ha detto tra gli applausi commossi di chi lotta ogni giorno per avere una vita degna. Una fede che non si fa solidarietà è una fede morta, una fede falsa. O una fede mentirosa. Migliaia e migliaia di persone hanno sfidato il freddo della notte e la pioggia per essere a New Guazú e partecipare alla messa che Papa Francesco ha celebrato su un altare di straordinaria bellezza, interamente realizzato con i frutti della terra, pannocchie, olive, zucche. Dinanzi a questa moltitudine di persone, il successore di Pietro ha chiarito che la carta d'identità del cristiano è l'ospitalità e che il suo cammino è trasformare il cuore. Nella logica del Vangelo non si convince con le argomentazioni, le strategie, le tattiche, ma semplicemente imparando ad accogliere, a ospitare. L'incontro con i giovani sul lungo fiume Costa Nera ha chiuso il viaggio in Paraguay. A questi giovani coraggiosi il pontefice ha dato alcune preziose indicazioni per il domani come un padre premuroso e sollecito, chiedendo di avere un cuore libero e uno schiavo delle comodità e dei piaceri, di essere capaci di mettersi al servizio degli altri e di pensare a quanti non hanno una vita facile.